Eccoci, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie a Travel ID per questa opportunità che mi dà di raccontare qualcosa di più e di nuovo della nostra azienda, l'agenzia Viaggi Rallo di Mestre, agenzia che esiste dal 1952 e che con orgoglio l'anno scorso ha celebrato i 60 anni di attività. In questo mondo che sapete essere molto difficile, quindi avere l'orgoglio e la forza di dire siamo ancora qua e abbiamo ancora molto da dire ci riempie di entusiasmo e di carica anche per il futuro. Cosa posso dirvi? Un invito a tutti gli agenti di viaggio, i colleghi, a guardare il nostro sito perché ci sono tantissime cose interessanti, delle proposte di viaggio create ad hoc a date fisse e delle partenze, una sezione dedicata a delle partenze individuali garantite dove con minimo due persone garantiamo degli itinerari culturali con l'accompagnamento e la presenza della guida in lingua italiana. E questa è sicuramente una cosa estremamente interessante per chi ha anche le due, quattro persone, non si raggiunge il minimo di gruppo, ma con noi riusciamo a farle e si possono fare comunque partire. L'agente di viaggio deve solo aggiungere il volo a seconda della città di partenza o l'instradamento più indicato e selezionato dal proprio cliente. Altro prodotto storico della nostra azienda sono i viaggi di Archeologia Viva, una collaborazione con la rivista appunto della Giunti Editore, che ha degli itinerari accompagnati da archeologi e con delle lezioni propedeutiche o post visite, quindi degli itinerari molto attenti per un'utenza interessata, non necessariamente professionisti o professori di archeologia, ma dei profondi appassionati che vogliono scoprire anche le cose più piccole della nostra storia, che però comunque c'è vicina. Un importante rientro che vogliamo riproporre con attenzione e con l'entusiasmo e la conoscenza di tanti anni di presenza sul territorio è l'Egitto della Rallo, che è iniziato 30 anni fa dall'esperienza e dall'esperienza di vita sul territorio di Vittorio Russo, che è stato sicuramente un percorso e un momento importante dello sviluppo turistico di questo paese. Ebbene, alla luce dei profondi cambiamenti di questi ultimi anni, noi vogliamo riproporre un nostro Egitto di nicchia che, oltre all'Egitto culturale, l'Egitto più conosciuto, quello archeologico, vogliamo proporre un Egitto contemporaneo proprio per avvicinare maggiormente l'italiano, che sicuramente conosce l'Egitto, ma non lo conosce come si sta evolvendo e come sta crescendo in questo momento di cambio epocale, proprio storico. Noi siamo ancora là, continuiamo a proporre la destinazione sotto tanti punti di vista. E quindi l'Egitto del 2013, l'Egitto Rallo di Vittorio Russo del 2013, è quello che vuole essere la nuova chiave di lettura del paese, con tutti gli aspetti che rappresenta, quindi la climaterapia piuttosto che il benessere, il prodotto ecosostenibile, l'artigianato. L'Egitto è conosciuto per il cotone, eppure ci sono tutti degli itinerari per andare a scoprire dei centri dove lavorano i tessuti in maniera egregia. E la Rallo nella sezione L'Egitto di Vittorio Russo avrà tutte queste proposte che stiamo caricando in questi giorni, quindi vi invito, vi chiedo cortesemente di darci fiducia e di avere un po' di curiosità e venire a vedere il nostro sito. Inoltre, naturalmente, siamo inseriti anche nei social media, perché oggigiorno si deve essere al passo con i tempi, quindi abbiamo un po' di mi piace su Facebook e io conto grazie a voi di far crescere enormemente questo numero, perché poi creeremo tante iniziative per noi, per voi, insomma per i nostri clienti. Buon lavoro a tutti e grazie ancora. A presto.